Cambio della guardia al Dipartimento della Polizia Stradale di Soverato tra l'uscente Leonardo Nosdeo e l'entrante Francesco Genovese. A partecipare, a ufficializzare questo passaggio di consegne, il dirigente della sezione di Catanzaro, Vincenzo Lombardo, che intanto ha voluto salutare Nosdeo e dare il benvenuto a Genovese. Beh, certo, intanto ho ringraziato il Comune di Soverato per l'attenzione che ha mostrato in questo momento per Leonardo Nosdeo, il nostro comandante uscente, che si è sempre impegnato per questa comunità al massimo, quindi gli è stato riconosciuto, diciamo, quello che è il suo valore e il suo impegno, e questa è stata una cosa che sicuramente non ci ha lasciato indifferenti. Analogamente, proprio perché la figura che lasciava era di alto profilo, abbiamo individuato il nuovo comandante, l'ispettore Francesco Genovese, che, come dicevo prima, ha dei trascorsi importanti e quindi una persona che sicuramente manterrà il livello di attenzione nell'interesse di questa comunità per tutte quelle che sono le problematiche che vengono segnalate. La stradale di Soverato è un presidio di polizia al di là della specialità e quindi è un luogo dove i cittadini vengono per segnalare le difficoltà, per denunciare, e quindi questo fa sì che noi, al di là della nostra attività primaria, quando è necessario svolgiamo anche lavori di altra natura, di polizia giudiziaria, per esempio in collaborazione con gli organi competenti, coordinati dal magistrato di turno di volta in volta. E credo che, visto il pregresso del nuovo comandante, questo continuerà, diciamo, a essere uno dei nostri obiettivi principali, quello di soddisfare a 360 gradi la comunità di Soverato. Ed eccoli qui, in pratica, l'uscente Leonardo Nosdeo e l'entrante, mi perdoni il termine un po' inappropriato, Francesco Genovese. Quando in questi casi c'è la commozione, vuol dire che si è vissuto un qualche cosa di importante per la propria carriera, Leonardo Nosdeo. Sì, io ero emozionato più che per la carriera, perché sono emozionato per la cittadinanza, per l'affetto che mi è stato dato da tutti i componenti dell'istituzione di Soverato. La carriera, beh, si deve essere anche un po' fortunati per arrivare ai gradi superiori, oltre ad essere bravi, però più, tante volte anche un po' di fortuna. Io sono emozionato esclusivamente per tutto l'affetto, l'amore che mi hanno dato i soveratesi e le istituzioni che insistono in questa cittadina meravigliosa. Ecco, lei adesso va a godersi una meritata pensione. Che cosa è stato per lei Soverato, tutto il servizio, tutta la vita nella polizia? Allora, io ho vissuto per la polizia stradale, ho fatto 41 anni solo ed esclusivamente alla polizia stradale. Per me, noi diciamo che lo scudetto ce l'abbiamo attaccato sul braccio, però ripeto, io sono contento di essere venuto, di aver fatto gli ultimi 4 anni a Soverato, che sono stati idilliaci per la comunità, perché qui si gode la fratellanza fra le istituzioni, anche con la cittadina, una cittadina meravigliosa. E allora, come si dice in questi casi, ad maiora a lei, Leonardo. E allora, per un'eccellenza che lascia, abbiamo, come diceva Vincenzo Lombardo, un'eccellenza che arriva. Lei ha avuto la possibilità di lavorare con grandi personaggi, quindi pensa, sa che le toccherà un incarico importante anche qui? Sì, ci siamo messi in gioco anche con questo nuovo incarico, e sono convinto di riuscire a continuare il buon lavoro del collega Leonardo, con la speranza sempre di portare quel qualcosa in più che ognuno di noi dà sempre, sia a livello professionale che a livello umano. Un grande onore, appunto, essere il successore di Leonardo, che ha lasciato il segno e oggi in questa sala è stato molto rimarcato e sentito. Anche la commozione non è stata solo di Leonardo, ma anche di tanti presenti che lo hanno conosciuto e sanno quanto ha dato per l'amministrazione della pubblica sicurezza, per la città di Soverato e per tutti i colleghi, che è stato sempre disponibile a qualsiasi ora a dare consigli di esperienza che hanno giovato a tutti. Ecco, a salutarvi, in pratica, c'era i carabinieri, c'era la Guardia di Finanza, c'era la Guardia Costiera. Diciamo che c'è questa, almeno in pratica, sinergia che ci dovrebbe essere sempre tra le forze dell'ordine per poter meglio coprire il territorio e per poter garantire ai cittadini maggiore tranquillità.
Sì, certo, la sinergia c'è sempre. Io poi personalmente ho lavorato molto, soprattutto negli ultimi anni, con i colleghi della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, per quanto riguarda tutte le operazioni investigative che sono state fatte dalla Procura di Catanzaro, quindi mi sono sempre trovato bene, mi sono sempre confrontato con loro. Sicuramente, come dicevo, la collaborazione con loro sarà a 360 gradi e continua. A rendere istituzionale il passaggio di consegne tra Leonardo Nosdeo e Francesco Genovese per la Polizia Stradale di Soverato è il sindaco Daniele Vacca, che ha voluto ringraziare l'uscente e dare gli auguri all'entrata. Ma abbiamo visto che c'è stato anche un affetto particolare verso questo Nosdeo che lasciava. Sì, era un obbligo portare i saluti proprio all'interno della sala del Consiglio Comunale da parte della città al comandante Nosdeo. Comandante in cui in questi anni c'è stata una stretta, diciamo, collaborazione e sinergia tra le forze di polizia e l'amministrazione comunale. Abbiamo vissuto un'esperienza, come dire, da ricordare, perché ricordiamo tutti che all'interno del Palazzo Città era collocata la Polizia Stradale, una cosa abbastanza nuova, anomala, perché i vigili urbani si trovavano all'esterno mentre la Polizia Stradale era all'interno. Con lui abbiamo riqualificato uno spazio che è l'ex asilo Coccinella, dove quotidianamente ci siamo confrontati, io da assessore ai lavori pubblici e lui da comandante della Polizia Stradale, ci siamo confrontati proprio per dare uno spazio congruo per quanto riguarda il distaccamento della Polizia Stradale, e quindi abbiamo vissuto questa esperienza insieme e portato a termine. Ecco sindaco, diciamo che adesso ci avviciniamo verso la fase calda di Soverato, l'estate, l'arrivo di tante persone qui a Soverato. Oggi qui nella sala consiliare c'erano presenti tutte le forze dell'ordine, carabinieri, guardia di finanza, polizia, ma anche guardia costiera. Avete già pensato, vi siete organizzate per fare un piano, per fare che sì che i vacanzieri, i cittadini possano godere di una serena estate? Sì, stiamo lavorando su questo anche in sinergia con le forze dell'ordine. L'amministrazione comunale ha bandito, diciamo, un concorso per assumere dei vigili urbani, e quindi insieme anche su, per quanto riguarda i rumori, ci stiamo attivando proprio per acquistare dei rilevatori, diciamo, sonori. Stiamo proiettando l'estate verso, diciamo, sia la parte ludica e divertente, ma anche, diciamo, con il rispetto dei cittadini che ci abitano, sia un'estate vissuta anche, diciamo, di notte, ma nel rispetto di chi ci abita. Ecco, un grosso problema di notte, sindaco, è proprio quel rilascio di residui, bottiglie e quant'altro, specialmente sul lungomare. C'è un'opportunità di poter controllare precedentemente questo fatto? No, io su questo sono stato chiaro con anche, diciamo, con il segretario comunale che sta gestendo il concorso per i vigili urbani. Chi verrà assoverato dovrà garantire, diciamo, il servizio notturno, maggiore controllo, anche programmandolo insieme ai carabinieri, alla polizia stradale e anche ai gestori dei lidi, ovviamente. Anche ai gestori dei lidi, dove non si può dare una città a mano dei vandali, che, come dire, viene martoriata, e quindi ne ripaghiamo poi le conseguenze noi la mattina dopo, dove la città viene vissuta da persone che vanno a lavorare e che vivono, diciamo, la città 365 giorni all'anno.